L'umanità ha sempre sognato un futuro in cui le idee e la conoscenza potessero essere connesse e condivise, senza barriere. Internet ha trasformato il sogno in realtà, cambiando completamente le comunicazioni, gli affari e le interazioni tra le persone. Senza le barriere rappresentate dai precedenti paradigmi, ogni individuo è libero di creare, facendo a meno degli intermediari ed ergendosi a protagonista anche nel permettere cambiamenti nel potere. Questa rivoluzione ha avuto conseguenze non soltanto sulle persone comuni, ma anche sui poteri consolidati, che hanno tutto l'interesse a trasformare le nuove scoperte in loro private proprietà. Governi e multinazionali ritengono che debbano essere poste nuove barriere al fine di tutelare i loro interessi, sistemi di sorveglianza, censura, restrizioni varie. Date queste circostanze, abbiamo deciso di difendere Internet, così come lo conosciamo. Per noi i temi fondamentali sono censura e libertà d'espressione, sorveglianza e privacy, commercializzazione eccessiva e presenza di supermonopoli. Le problematiche di Internet e delle infrastrutture digitali non possono essere separate dal contesto politico, sociale ed economico e di certo non sono questioni meramente tecnologiche. Vogliamo riaffermare che Internet è la base fondamentale della nostra società. L'Internet and Governance Forum è dedicata ad Internet libero, aperto e sicuro per tutti. Il nostro forum si svolgerà in contemporanea con l'Internet Governance Forum. Entrambi gli eventi vedranno la partecipazione di rappresentanti di tutto il mondo. Tuttavia, nell'IGF i problemi più urgenti di Internet non riceveranno la necessaria attenzione. A prevalere saranno verosimilmente gli interessi di governi e grandi aziende, che curiosamente sono i principali responsabili dei problemi di Internet. Secondo costoro è necessario aggiustare Internet, così che tutto possa tornare come era prima. Ma il mondo non sarà più come era prima. Internet non è rotto e nessuno deve aggiustarlo durante l'Internet Governance Forum. Ciò che è in pericolo è la nostra libertà.